2 anni, credo, forse anche un po' di più. Dall'ultima volta che ho fatto Google Myself, che per chi non lo sapesse, era questa moda un tempo di cercare il proprio nome su Google e vedere la vagonata di stro che uscivano fuori. Se scrivi su Google Fav, la prima parola che ti esce non è Favij, ma è Favignana, maledizione a Favignana. Poi c'è Favij, c'è Fave. Favismo, che è ovviamente la religione che si è sviluppata quando ho aperto il mio canale. Vabbè, cerchiamo Favij, Favio, ho già sbagliato a scrivere. Mio padre sul Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore ha chiamato mio padre, non fatemi domande, non so il perché. L'hanno intervistato sul Sole 24 Ore e ha parlato di me. Cosa dirà mai mio padre su di me? Quando era piccolo poteva giocare. Time builds memories. The roots tell us who we are. Madonna, i siti dove ti partono le cose. Devo prendere infarti anche se sto facendo Google Myself. Non è neanche un horror. Il papà ci racconta lo youtuber numero uno, regole, passioni e nostalgie. Poi vabbè, l'articolo parla di, vabbè, numeri che ho fatto, robe del genere. E c'è una cosa importante che andiamo a leggere insieme. Il successo lo ha cambiato? Domanda fatta a mio padre. Mio padre risponde: davanti alla webcam è il solito pirla. Questa roba è finita sul Sole 24 Ore. Cioè mio padre mi ha dato del pirla sul Sole 24 Ore. Grazie papà. Meraviglioso. Quale figlio si può vantare di questa cosa? In realtà tutto questo quest'astio tra me e mio padre nasce dal fatto che mio padre è pelato e io invece i capelli ce li ho. Scrollando su Google troviamo Amazon.it, Favij 2. Abbigliamento. Apro una parentesi, tra poco usciranno le magliette con il mio logo nuovo. Come fa a esserci dell'abbigliamento su Favij se non ho aperto il merchandising? Vediamo chi è che lucra sulla mia persona. Eccoci qua. Allora, maglietta Favij TV, Italian YouTuber, Favij con la J maiuscola. Già ti fai i soldi col mio nome, ma porca giù una vacca, almeno metti la J giusta. Ma la cosa che volevo farvi vedere, che è da una vita che vedo sta roba e non potevo non parlarne, questo design che vedete è la maglietta tarocca di Favij number one. Cioè è quella che ai raduni vedo più spesso ed è una maglietta super tarocca. Cioè è fatta veramente da dei barboni, però vabbè. La cosa che mi fa ridere di questa cosa, che fa veramente troppo ridere, è il logo che si sono inventati. Favij, Cazzeggio Time, che è una serie che ho tirato su, ma poi non ho neanche più continuato, quindi che cosa, perché proprio sul Cazzeggio Time, vabbè. Noi non ci fermiamo mai. Ma cosa minchia vuol dire? Cosa vuol dire noi non ci fermiamo? Io sono fermo sulla sedia, sono sempre fermo sulla sedia, in ogni video sono fermo. E scrivi Usain Bolt, noi non ci fermiamo mai, perché quello corre. Io sono fermo. Guarda, anche le cover, ma perché? Tra l'altro se cerchi Favij, poi la roba che ti consiglia Amazon in base alle ricerche è questo. Perché? Favij è un campione di selfie. Nickelodeon. Che Favij sia un campione di videogame lo sappiamo tutti. Ultimamente però è diventato anche un campione di selfie. Ma cosa vuol dire? Lorenzo sta vivendo un'estate da urlo e lo sta immortalando con una serie di selfie da urlo. Ad esempio queste. Selfie a Los Angeles. Selfie a Parigi. Questa è Londra questa, ma sei scemo. Ma qua è selfie a Parigi? Poi beh, il bello è che Los Angeles l'ha azzeccato perché questo era veramente... Però come hai fatto a riconoscere Los Angeles da questa foto? E Parigi da dove c'è la Big Ben dietro, vabbè. Il videogioco di Favij per PS4? Il videogioco di Favij, per cos'è sta roba? Salve ragazzi, io sono Pio 3D. Grande Pio 3D, ottimo modo per fare click. Ammetto che ci sarà anche qualche rincoglionito che nei commenti si sarà indignato credendo che fosse vero. Spero non sia serio sto video, perché se esce quel gioco la PS4 fallisce come console. Avete capito quando vi dico che gli haters che dicono che i miei fan hanno 12 anni, in realtà gli haters hanno 7 anni? Come fai ad essere anche solo un ragazzo, ma essere così rincoglionito da scrivere una cosa del genere? Come fai a credere che sia vero? Cioè, ma cosa ti mangi a colazione? I tuoi stessi neuroni? Questo 120 è ancora più ridicolizzante per loro. News da YouTube, domande frequenti. C'è la mia foto di 1000 anni fa, però immagino sia un articolo vecchio. Leggiamo. È un raccomandato? No. Quando è entrato a far parte della Luca Casadei Management era già famosissimo. Il suo successo se l'è procurato da solo. Vi spiego. Quando io ho iniziato ad avere successo su YouTube, questa roba magari alcuni non la sanno neanche, troppe persone che non riuscivano a... Piacerebbe diventare popolare su YouTube? No. Quando ho iniziato a fare video c'era un sacco di gente che non riusciva a capire perché io avessi così tanto successo e gli rodeva talmente tanto il fegato che si erano inventati delle robe che tipo il mio manager mi trovava gli iscritti non si sa con quale magia. Ed erano veramente convinti di sta roba. Che microfono usa Favij? Favij utilizza un Blue Yeti, ottimo microfono. Leggete Blue Yeti qua. Io leggo Rode. Rode. Non Blue Yeti, Rode. Come il culo degli haters. Favij è ricco,
quanto guadagna, è gay, chi monta i suoi video, FaviJ è morto, quando è nato, clicca mi piace ed otterrai le risposte che cerchi. Assolutamente. E non me lo fa cliccare, ci sarà un motivo. No, beh, questa è fantastica. Spodestiamo FaviJ. Le petizioni, fantastico. Se credete che i video di FaviJ siano un'offesa alla comunità di YouTube e in genere alla logica e all'intelligenza, siete nel posto giusto. Ma secondo voi a questo brucia il culo? O meglio, e ne fa così un fenomeno mediatico. Tutto questo offende i veri YouTubers che ogni, che giorno e notte si fanno il culo per presentarci dei bei video. Poi arriva FaviJ con il suo video decerebrato e fa un sacco di views. Inaccettabile. Bastardo FaviJ, unitevi anche voi. Se troviamo 1000 firmatari chiederemo direttamente a FaviJ di andarsene da YouTube. Avrai mosso tutto il web con questa cosa, incredibile. Vabbè, però è un inizio. Ma avete capito che non esiste neanche più il... Ci sono dei commenti. Sì, abbasso FaviJ. Questa cosa qua che non posso leggere perché sennò non è family friendly. Deve andarsene a fare quell'altro family friendly. Spodestiamo FaviJ. E se si raggiunge il numero necessario e non se ne va? No, se raggiungeva i 5.000 io me ne andavo, zio. Cioè, non potevo fare nient'altro, cioè, eravate ovviamente in maggioranza, non potevo dire niente, dovevo stare solo zitto. E che poi molta gente vedo che in questi casi mi difende del tipo: ma se non ti piace, non guardarlo. Ma che cosa significa sta frase? Non credo che qualcuno lo metta con le cinghie sulla sedia così a guardare i miei video. Credo che lo sappia bene che se una cosa non gli piace può non guardarla. Non glielo dite, non serve a niente. Loro li brucia il culo e quindi devono in qualche modo sfogarsi così. Quindi ragazzi, io posso concludere qui. Ci sono tante cagate sul web, ma ci divertiamo anche per questo. Spero che il video vi sia piaciuto. Penso di poter concludere qui se riesco a trovare il mio maledetto telecomando. È piccola sta stanza, come faccio a perderlo? Io non ho parole, ragazzi, cioè, è impossibile. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!